Allora, oggi direi di fare un riscaldamento un pochino diverso, cioè non partendo da seduti, ma partendo dagli piedi. Come sempre, in posizione penso di esserci, le mani in alto non si vedono, ma per ora va bene così, tanto alla fine le mani non vi chiederò di fare niente, di aprire e chiudere le mani. Quando siamo pronti, ci siamo. Allora, per questo allenamento cominciamo con un riscaldamento in piedi. Scaldamento in piedi, lo iniziamo facendo una piccola camminata sul posto. Ricordatevi, quando camminiamo sul posto, oscillando, è come se si stesse camminando, okay? Sforzandoci quindi di provare a oscillare le braccia. Le ginocchia non si alzano troppo. Lo sguardo è sempre puntato ovviamente verso il vostro computer e cominciamo fra un po' a fare gli esercizi, così ci riscaldiamo. Adesso cominciamo a fare le circonduzioni delle braccia in avanti, queste qui. E partiamo da ora, via. Continuando a marciare, mi raccomando. Torno,
faccio di là, guardo, torno, lo faccio di là, 5, torno e lo faccio di là. Perfetto, sciogliamo. Ultimo esercizio per le braccia. Sempre le mani sulle spalle, ma questa volta i gomiti devono essere avanti. Come vedete, la posizione laterale è questa. Gomiti alti e le mani, questa volta le mandiamo in alto, come se volessimo afferrare qualcosa che è in alto. Quindi iniziamo come sempre a fare 5 ripetizioni con tutte e due le braccia, dopodiché faremo 5 ripetizioni alternate. Continuiamo sempre a marciare, che è un altro esercizio. 3, 2, 1, via. 1 e torno giù. 2, torno giù. 3, torno giù. 4, torno giù. 5, torno giù. E ora alternate. 3, 2, 1, via. 1, torno giù. Con l'altro, torno giù. 2, torno giù. Con l'altro, torno giù. 3, torno giù. Con l'altro, torno giù. 5, 4, scusate, torno giù. Con l'altro, torno giù. E ora abbiamo l'ultima. 5, torno giù. Con l'altro braccio, torno giù. Perfetto, sciogliamo, continuando sempre a marciare. Questa volta iniziamo a fare la camminata laterale, sempre tenendo le mani davanti al mento, quindi quasi in posizione di guardia. Ad ogni passo portiamo un diretto, quindi se faccio il passo col destro, porto il diretto, passo col sinistro, porto il diretto, passo col destro, porto il diretto, passo col sinistro, porto il diretto. Ok? Facciamo 2-3 passi da una parte e poi torniamo nel mezzo e facciamo 2-3 passi dall'altra. Pronti? 3, 2, 1. Via, passo, 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 mi fermo, torno dall'altra parte. Iniziate sempre con la mano che volete, non importa adesso fare il sinistro e porto il corpo col destro, però non ci importa, è sempre riscaldamento. 3, 2, 1, via, passo, 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 passo. Passo, passo e mi fermo, sciolgo un attimo, adesso vado dall'altra parte, ok? Allora, ci mettiamo in posizione, 3, 2, 1, via, passo col sinistro, colpo, passo col destro, colpo, passo col sinistro, colpo, passo col destro, colpo, ok? Ritorno indietro, passo col destro, colpo, passo col sinistro, colpo, passo col destro, colpo, passo col sinistro, colpo, e mi fermo. Sciolgo un attimo, ricomincio a marciare, ma questa volta porto le ginocchia alte, ok? L'oscillazione delle braccia è più accentuata, questa volta non è la nostra linea prima, e lasciamo andare tranquillamente, questa volta la accentuiamo. Pronti? 3, 2, 1, via. Ginocchia belle alte, al mio via ci fermiamo in una posizione, ad esempio sto marciando, via, mi fermo e riparto, via, mi fermo e riparto, ok? 3, 2, 1, iniziamo a marciare, alle vostre velocità, non importa andare velocissimo, non vi preoccupate. Ricordatevi sempre, quando alzo la gamba sinistra, il braccio destro in avanti, quando alzo la gamba destra, il braccio sinistro in avanti. Allora, partiamo fra poco, con il fermarci. Via, mi fermo, ripartiamo. Via, mi fermo e ripartiamo. Mi fermo e ripartiamo. Via, mi fermo e ripartiamo. Via, mi fermo e sto. Perfetto. Ok, adesso ci fermiamo un attimo. Mani lungo i fianchi. Mani
sui fianchi, scusate, ginocchia un po' piegate e iniziamo ad andare a destra e a sinistra col bacino. Ricordatevi sempre di non esagerare, non importa fare questo, basta fare un piccolo movimento, così per riscaldarci un po' più. Pronti? Iniziamo, via! Una volta a destra, una volta a sinistra, e dalla ripetizione, una volta a destra, una volta a sinistra, e un'altra ripetizione, una volta a destra, una volta a sinistra, terza ripetizione, una volta a destra, una volta a sinistra, quarta ripetizione, una volta a destra, una volta a sinistra, quinta ripetizione, una volta a destra, una volta a sinistra, sesta ripetizione, una volta a destra, una volta a sinistra, settima ripetizione, una volta a destra, una volta a sinistra, ottava, una volta a destra, una volta a sinistra, nona, una volta a destra, una volta a sinistra, decima, perfetto, asciugando un pugno le gambe. Adesso mani che sono larghe e cominciamo a andare a sinistra e a destra come su un aeroplano, che non importa arrivare in questa posizione qua, basta fare un minimo movimento così per allungare le braccia, ok? Partiamo tra 3, 2, 1, via. Vado una volta a destra, torno indietro, poi vado a sinistra, torno indietro, via. Vado una volta a destra, torno indietro, vado una volta a sinistra, torno indietro, seconda ripetizione, torno indietro, poi vado a sinistra, torno indietro, ricordatevi sempre un pochino le ginocchia piegate, vado a destra, indietro, vado a sinistra, indietro, vado a destra, indietro, vado a sinistra, indietro, vado a destra, torno indietro, vado a sinistra, torno indietro, perfetto, sciogliamo un po'. Adesso facciamo la stessa cosa ma con le braccia in alto. Le braccia più in alto che potete e cominciamo da 3, 2, 1, via. Vado un po' a destra, torno indietro, vado a sinistra, torno indietro, vado a destra, torno indietro, vado a sinistra, torno indietro, vado a destra, torno indietro, vado a sinistra, torno indietro, vado a destra, torno indietro, vado a sinistra, torno indietro, l'ultima ripetizione, vado a destra, torno indietro, vado a sinistra, torno indietro, perfetto, togliamoci un pochino, come sta andando? Tutto bene? Beviamo un po' di acqua, direi, per ora vedo che sta andando bene, non abbiamo problemi, ci riposiamo un attimino, almeno ci riprendiamo un attimo, dopodiché facciamo gli altri esercizi, ok? Per il prossimo esercizio abbiamo bisogno di una sedia su cui sederci. Diciamo è un esercizio di forza, cerchiamo di fare una combinazione di più esercizi per fare una singola ripetizione, ok? Allora, quindi prepariamo la nostra sedia. Vado a prepararla. Qualunque problema, ricordatevi sempre di scrivermi per messaggio, dovesse bloccarsi e non me ne accorgo. Ok? Allora, vi lascio un altro pochino di respiro. Ah, poi scusatemi ancora per prima, perché sono arrivato un pochino in ritardo, ma non tanto, non succederà niente. Alla fine faremo sempre le nostre 45 minuti di lezione, o anche di più, dipende da come ci muoviamo. Io direi, adesso oltre alla sedia ci servono le nostre due bottigliette d'acqua. Come sempre, se non avete bottigliette d'acqua avete manubrini in buono, se volete aumentare un po' il carico invece di queste prendete quelle da 1,5 litri e forse cioè, alla fine un pochino più di peso sono. Allora, partiamo da seduti, ok? Questo, diciamo, sarà
prima vi spiegherò l'esercizio, dopodiché lo rifaremo, dato che questo esercizio è composto da più movimenti. Allora, si parte da seduti, ok? Bottigliette in basso, quindi braccia lungo i fianchi. La prima cosa che faremo sarà svolgerci un po' in avanti col busto, ve lo faccio vedere da in piedi, praticamente voi starete a sedere, andrete un po' in avanti col busto, le bottigliette andranno avanti e faremo un'alzata laterale da questa posizione. Quindi ricordatevi quando fate questo movimento di chiudere le vostre scatole, ok? Le braccia sono un pochino piegate, ve lo faccio vedere anche da davanti. Voi andate in avanti, siete a sedere, ve lo faccio vedere. Vi sporgete in avanti un po' col busto, la testa che guarda il pavimento e si fa una ripetizione basta di alzata laterale e si torna indietro. Mi raddrizzo, ok, faccio un curl con le mani, quindi porto le bottigliette all'altezza delle mie spalle, dopodiché porto le bottigliette in alto, ok. A braccia tese mi alzo dalla sedia, dopodiché riporto in giù le bottigliette all'altezza delle spalle, le riporto all'altezza dei fianchi e poi faccio come prima nella marcia. Se alzo prima il ginocchio sinistro, alzerò la bottiglietta destra, se alzo prima il ginocchio destro, alzerò la bottiglietta sinistra. Ok? Dopodiché, dopo questo, ci rimettiamo a sedere. Questa è una singola ripetizione. So che può sembrare difficile, la faremo a pezzi. Cioè, sarà un esercizio un pochino più lungo, ma a noi non ci interessa. Tanto abbiamo tempo. È un esercizio in cui ho messo più esercizi, così proviamo anche a coordinare tutti questi movimenti. Allora, quando siamo pronti a partire, ci mettiamo a sedere, vi ricordo, la posizione iniziale, tanto vi guiderò sempre io durante l'esercizio. La posizione iniziale prevede le bottigliette lungo i fianchi, le braccia lasciate proprio cadere normali, sedute in posizione normale, un pochino con le gambe e un po' di sedere fuori dalla sedia, quel minimo che basta, soprattutto se la mia sedia è ai braccioli, per permetterci di fare il primo movimento. Allora, partiamo tutti, tra 3, 2, 1, mi sporgo in avanti col busto, piego un po' le braccia e faccio l'alzata laterale. Ricordatevi quando fate l'alzata laterale, cercate di spremere, okay, come se aveste un pezzo di uva dalle vostre scapole e dovete spremerlo. Quindi alzate il più possibile, poi torniamo giù con le braccia, raddrizzo il busto e mi preparo per il secondo movimento. Adesso dovrò portare con il movimento stile curl le bottigliette all'altezza delle mie spalle. Okay? Io li faccio per voi, da qui, tiro su, in questo modo. Quando siamo arrivati qua, la prima cosa che faremo sarà mandare in alto le bottigliette. Quando mando in alto, adesso, come potete vedere, ho il palmo rivolto verso di me. Quando mandate in alto le bottigliette, ruotate e spingete in su, ok? Lo facciamo adesso, mi rimetto dalla posizione, 3, 2, 1, spingo verso l'alto, ruoto i palmi verso il computer e spingo su. Poi, rimanendo in posizione, provo ad alzarvi dalla sedia. Se non ce la fate, tornate pure con le bottigliette giù, non è un problema, eh? È una difficoltà in più che vi metto. Da qui ci si alza dalla sedia, da 3, 2, 1, via. Mi alzo, come adesso, indietro, riporto le bottigliette all'altezza delle mie spalle, ruotando nuovamente i palmi verso di me. Adesso, da questa posizione, sono la posizione con le bottigliette lungo i fianchi e adesso faccio la camminata, decido di marciare, scegliete voi con cosa iniziare, io inizierò con questa gamba, con la sinistra. Se alzo la gamba sinistra, il braccio destro andrà in alto. I palmi in questo caso, quando porterò il braccio in alto,
saranno diretti verso di me, quindi farò questo movimento, movimento anche il ginocchio, questo movimento, ok, un'alzata in avanti sarà. Quindi tra 3, 2, 1, alzo la gamba e alzo il braccio, torno giù, lo faccio con l'altro, alzo in questo caso la gamba destra e il braccio sinistro, e torno giù. Perfetto, adesso mi posso rimettere a sedere. Mi metto a sedere lentamente e ho fatto la prima ripetizione. So che è un esercizio molto lungo, è un po' lungo, poi mi fai sapere per messaggio se è stata una cosa carina, se è meglio di dividervi in varie ripetizioni. Ho pensato che era una cosa un pochino diversa da fare dal solito, almeno facevamo un esercizio un po' più particolare. Allora, io sono pronto per la seconda. Quindi, ripartiamo con le bottigliette lungo i fianchi, sempre da seduti. Il sedere un po' è fuori dalla sedia, così possiamo fare bene il movimento. E la prima cosa che faremo è andare avanti col busto, ricordatevi schiena dritta. Piego un pochino le braccia e faccio l'alzata laterale in questa posizione. La testa guarda in basso, via, alzata laterale. Spremo il chicco d'uva tra le scapole, torno indietro, ok? Mi rimetto su col busto e questa volta faccio un carro, quindi porto le bottigliette ruotando i palmi verso di me, i palmi delle mani verso di me, all'altezza delle spalle, da 3, 2, 1, via, porto le bottigliette all'altezza delle spalle, con i palmi rivolti verso di me, da questa posizione poi spingo sulle bottigliette ruotando i palmi verso il computer, verso l'esterno. Spingo. Questa posizione mi alzo dalla sedia, mi alzo, ok? E questa volta tiro tutte e due le bottigliette verso di me, quindi il movimento sarà questo, tiro verso di me, ruotando e guardando nuovamente verso di me, e poi le riporto all'altezza dei fianchi. Da qui facciamo l'alzata in avanti di un braccio, alzando l'arco inferiore contro la testa. Quindi se alzo la gamba sinistra, sulla braccio destro e viceversa. Io parto sempre con la sinistra, da 3, 2, 1, via, alzo il braccio e alzo la gamba, torno indietro, lo faccio con l'altro, alzo il braccio e alzo la gamba e torno indietro. Da qui ci rimettiamo lentamente a sedere, piano piano, controllate sempre di avere la vostra sedia dietro, piano piano mi rimetto a sedere e abbiamo finito la seconda ripetizione. Facciamo l'ultima e poi facciamo un po' di pausa. Allora, da qui, bottigliette lungo i fianchi, mi vado un po' avanti col busto, piego un po' le braccia, e faccio l'alzata laterale. Ricordatevi, pensate di avere un chicco d'uva tra le vostre scapole, quindi dietro la vostra schiena, e provate a schiacciarlo. Via, faccio l'alzata laterale, spremo il chicco d'uva, torno indietro. Ritorno su, le bottigliette sono sempre lungo i fianchi, e adesso le porto, ruotando i palmi verso di me, all'altezza del mio petto e delle mie spalle. Perfetto, il movimento è questo. Quindi via, lo faccio, da questa posizione, spingo sulle bottigliette, portando i palmi verso il vostro computer, o verso l'esterno, voi. Spingo, le bottigliette rimangono in alto, e provo ad alzarmi dalla sedia. Quindi, tra 3, 2, 1, mi alzo, da questa posizione, riporto le bottigliette, portando nuovamente i palmi verso di me, all'altezza delle mie spalle, le riporto poi lungo i fianchi e faccio l'alzata di gamba con l'alzata di braccio opposto, quindi alzo la gamba sinistra, cioè alzo il ginocchio sinistro e porto in alto il braccio destro. Da 3, 2, 1, ecco qua la ripetizione, torno indietro, facciamo con l'altro, porto su e torno indietro.
e mi rimetto a sedere. Perfetto. Facciamo un po' di pausa, prendete pure dalle vostre bottigliette. Questo è un esercizio che vi propongo anche per rifarlo a casa. Abbiamo fatto 3 ripetizioni, spero l'abbiate capito, perché non ero sicuro che altro del modo di spiegarlo, però penso sia andato abbastanza bene, almeno ho cercato di spiegarlo il più tranquillamente possibile, ho cercato di spiegare tutto quello che facevo e non era niente facile, più che altro perché non riuscivo a vedere i vostri feedback. Quindi se vi venisse qualche dubbio sull'esercizio, scrivetemi tranquillamente, tanto non è un problema. Almeno si fa insieme, anche perché è un esercizio carino da poter fare, da poter imparare. Tanto sono tutti esercizi che più o meno sappiamo fare. Sono tutti esercizi che io e Andrea vi proponiamo divisi, questa volta l'abbiamo unito. Allora, adesso io passerei alla parte, diciamo, di reattività, che è una parte un pochino più movimentata. Vi serve il pezzo di Stoltex, che io l'ho preso da casa e ci serve solamente per una cosa. Lo lascio cadere, lo porto con una mano sopra la testa, quando dico via lo lascio cadere, appena mi passo davanti lo afferro con l'altra mano, ok? Dato che è l'unica cosa, diciamo, un po' un esperimento questo, vediamo se ci viene bene. Con lo Scottex io ho visto che comunque cade abbastanza lentamente, quindi è anche facile da riprendere. Ho provato con un fazzolettino, casca un po' più velocemente. Cercate di non avere le finestre aperte e un po' d'aria che arriva, se no vi vola via. E proviamo a fare l'esercizio, direi. Allora, prendete un pezzo di Scottex, vi do il tempo, si fa sempre da in piedi questo esercizio. Lo proviamo. Poi al massimo anche questo mi dite bellino, non bellino, si può migliorare. Allora, mi alzo, vado laggiù. Farei 5-6 ripetizioni con un braccio, si fa sempre usando sempre il solito braccio, quindi se tengo il sinistro, la mano che prende sarà la destra, viceversa, poi faremo 5 ripetizioni che con la destra lascio cadere e con la sinistra provo a prendere, ok? Deve essere un movimento veloce, quindi quando ve lo vedete davanti cercate di afferrarlo, ok? Come se voi voleste colpire lo Scottex o il fazzoletto, lo afferrate, e poi vabbè, lo ridistinato per me. Allora, mi alzo, posto la sedia, i feedback se mi sono arrivati, perfetto, grande, che perfetto, mi è piaciuta, ho già avuto il primo feedback e sono contento. Allora, proviamola, è una cosa che ancora ho provato un po' ieri e a ieri mi veniva abbastanza bene, perché ho detto è una cosa carina, è una cosa in più ed è particolare. Allora, non so, partite la mano che volete, io partirò tenendo lo Scottex con la mano sinistra, non importa come lo tenete, l'importante è che cerchiate di farlo cadere lentamente, ok, davanti a voi, quindi mettetelo un pochino davanti per non farvelo andare troppo a giù, ok? Al mio via lasciamo lo Scottex e lo afferriamo con l'altra mano, ok, pronti? Si fa 5 ripetizioni per il braccio. 3, 2, 1, via. E afferro. Perfetto. Lo riprendo con la mano sinistra. Aspetto un po' di più, almeno uno si può risistemare per bene. Lo riprendo sempre con la stessa mano. Io userò sempre la sinistra. Tengo in alto davanti a me. Al mio via lasciamo cadere, eh? Non dirò adesso 3-2-1, dirò solo via. Via! E afferro. Ok? Come vedete, quando ve lo vedete davanti, lo dovete afferrare e portare a voi il più velocemente possibile. Ok? Non importa se va via, non importa se quando cade lo lasciate qua in terra perché non riuscite a afferrarlo. L'importante è il gesto, di andare a prendere con il movimento più veloce del potete. Ok, seconda ripetizione fatta, riprendo con la stessa mano che ho usato fino ad ora per lasciare il fazzoletto, il pagliolo, lo Scottex e mi preparo a farlo. Non aspettatevi 3-2-1, al mio via si afferra. Via! E prendo. Perfetto. Ne mancano altre 2 e poi andiamo braccio. Ok?
questo è un esercizio ancora un pochino più, fatemi sapere un meglio anche questo, vedete se si può evolvere. Riprendendo un'altra volta, al mio via lasciamo cadere. Vieni, è afferro. Perfetto. Adesso cambiamo mano. Si fa con la destra, almeno io lo farò con la destra, quindi lascerò cadere con la mano destra e prenderò con la mano sinistra, che non è la mia mano, quindi prepariamoci a un disastro. Per quanto riguarda voi che guardate me. Quando siamo pronti, aspetto altri 2-3 secondi e poi all'improvviso posso gridare, ok? Al mio via sempre lasciamo il tazzoletto. Via! E afferro! Ok? Prendo la mano destra. Via! E afferro! Riprendo un'altra volta con la mano destra, la mia mano destra, poi con la sinistra, la destra, mi porto sopra la testa il fazzoletto, via! E non lo sono riuscito a prendere dalla prima, se ne fanno altre due, dopodiché cambiamo un po' l'esercizio. Tiro su, pronto a lasciarlo, via! E afferro. Perfetto, l'ultima, prendo il fazzoletto, lo porto in alto, via, e afferro, vedete ogni tanto può andare all'indietro. Allora, direi per un po' possiamo abbandonare il nostro Scottex che ci è servito. Un altro esercizio vi posso proporre, oggi vi volevo far fare un'altra cosa dopo, così almeno facciamo una cosa un po' più in movimento. Un'altra cosa che però forse è un pochino più complicato, perché altro perché lo Scottex con tutta l'aria che si crea con i colpi vola via, può essere fare lo stesso esercizio lasciando cadere lo Scottex e portando più colpi che potete fino a che non arriva a terra, ok? Quindi ad esempio vi faccio vedere un esercizio, faccio vedere una ripetizione, come prima lo lascio cadere, porto più colpi possibile finché non vedo arrivare a terra. O altrimenti può essere anche carino quando vedete passare davanti il afferrate. Però adesso cambiamo totalmente esercizio, almeno vi ho dato un'idea se volete provare oggi pomeriggio o se questo esercizio poi mi fate sapere non vi è piaciuto o non l'avete trovato per niente interessante o troppo complicato perché lo Scottex faceva un po' il che voleva lui. Allora adesso facciamo un altro esercizio sempre di reazione, questa volta userò i due bastoni. Allora, l'abbiamo fatto tante volte al saccone, ok? In questo caso, mi metto tranquillamente vicino a voi, abbiamo una porta, quando la porta si apre e vedete la mia faccia, provate a colpire la mia faccia, diciamola così, ok? Quindi tengo chiuso, apro, ogni volta che apro, adesso si parte con un singolo colpo, ok? Un singolo colpo e poi richiudo, ok? Aprirò quando mi pare a me. Poi piano piano passeremo a 2, poi a 3, poi a 4, ok? Partiamo subito, tra 3, 2, 1, via, adesso possiamo partire. Quando apro portate il colpo. Ogni tanto andrò più veloce perché almeno potete vi sfido un attimino. Perfetto. Iniziamo a fare due colpi adesso, ok? Lo terrò un po' più aperto, quindi avrete il tempo di portare due colpi. Non importa con che mano partite. Va bene tutto il tuo. Cioè, va bene tutto. È sempre più reazione allo stato grave. Pronti? Due colpi adesso, quando apro.
se riuscite anche quando apro piano a portare almeno un colpo quando vi chiudo va bene uguale, eh? Voi provate sempre a portarne due finché non si chiude. Perfetto, adesso passiamo ai tre colpi. Tre colpi, ogni uguale a ora, quando apro, tre colpi, prima che io richiuda, ok? Come sempre, se faccio molto veloce, è perché sto provando a vedere, a fare il più veloce che potete, ok? Intanto poi non posso farvela facile e vi apro, come sempre, vi tengo aperti per tre colpi un pezzo. Ogni tanto la terra aperta per due, ogni tanto per uno, ogni tanto per tre, ok? Quindi voi dovete essere sempre rapidissimi e provare sempre a portare tre colpi. Se poi non ci riuscite, non è un problema. Allora, chiudiamo. Partiamo adesso, eh? Appena apro tre colpi. Stop. Perfetto. Come è andato? Poi fatemi sapere, come sempre, che tutti gli esercizi io me li immagino, poi chissà, nella testa vengano bene, poi nella realtà possano dire. Allora, adesso riprendiamo un attimo le nostre bottigliette. Facciamo l'ultimo circuito che ci distruggerà la morte. Dopodiché faremo il defatigamento, ok? Quindi riprendiamo le nostre bottigliette d'acqua, la sedia non serve, se invece siete un pochino stanchi, non ve la sentite di farlo in piedi, non vi preoccupate, anche tenerlo, potete anche mettervi a sedere, non è un problema. Allora, mi metto a posto un attimo. E prendiamo le nostre due bottigliette d'acqua. È un circuito parecchio veloce, ok? È un Tabata, quindi sono 20 secondi di lavoro alla massima velocità, 10 secondi di recupero, ok? Il primo faremo un po' di esercizi coi colpi alternati a ad esempio la marcia veloce, il più veloce che possiamo ovviamente, alternate ad esempio all'alzata laterale per 20 secondi, ok? Cercando di fare, diciamo, l'ultima parte dell'allenamento a intensità il più elevata possibile e poi fare il defatigamento, ok? Facciamo una o due ripetizioni di questo, ok? Metto un attimo il timer. Pronti a partire? Partiamo con i diretti, ok? Diretto jab, il più veloce che potete. 3, 2, 1... Pausa, riposiamo, scegliamo un po'. Prossimo esercizio, la marcia. 20 secondi di marcia il più velocemente potete. Via! Sempre le bottigliette in mano, mi raccomando, non lasciamo le mani. Pausa, riposiamoci, gancio adesso, sempre alla massima velocità, con le bottigliette, partiamo subito, 3, 2, 1, via, su, gancio,
Pausa. Perfetto. Adesso alzate laterali. Al mio via. Via. Forza. Il più velocemente possibile. Pausa. Esercizio montanti. Manca poco. 3, 2, 1, via, montanti. Su, all'altezza del vostro viso devono arrivare. Pausa. Perfetto, un'altra volta marcia da fermi, il più velocemente potente, sempre con le bottigliette in mano. Via! Challenge, non importa andare troppo alte le ginocchia, voglio che sia un movimento veloce. Pausa! Perfetto, abbiamo finito questa prima ripetizione. Direi di farne un'altra. Riposiamoci un pochino, riprendiamoci un po' e poi ripartiamo. Ok, cambiamo anche un pochino gli esercizi. Allora, riposatevi, e vi diamo un minutino di recupero, almeno ci rilassiamo un po', poi ripartiamo. Come sta andando? Vedo... Spero bene. Sì, per ora non vedo altri messaggi, quindi anche la connessione oggi è buona. Allora, direi di ripartire, se ce la fanno. Riprendiamo sempre le nostre bottigliette e partiamo sempre con i diretti, ok? 20 secondi a velocità massima. Ok, mi allontano intanto, vi lascio sempre un pochino di recupero. Partiamo tra 3, sempre quelli diretti, partiamo tra 3, 2, 1, via! Forza, dai che siamo a fine. Ora si tratta solo di cercare di resistere il più possibile alla fatica. Partiamo con i diretti, su! Dai, manca poco. Pausa, perfetto, partiamo con la marcia, 20 secondi di marcia, 5 secondi di riposo e poi partiamo con la marcia, via, marcia, su, il più velocemente che potete, mi raccomando, non importa tirare su le ginocchia, adesso è proprio per farlo veloce. Pausa, riposatevi, al mio via ripartiamo con i ganci, 3 secondi e si riparte, mettetevi in posizione, via, ganci, ricordatevi di farli respirando, non andate in apnea, veloci e cercando di controllare la respirazione. Pausa, riposatevi un attimo, adesso sempre in posizione di guardia, faccio la schivata a sinistra e a destra per 20 secondi, senza muovere le braccia, solo il busto, via, sinistra-destra, su, il più veloce che potete. Pausa, forza, manca poco, adesso montanti, ok, sempre in posizione di guardia, 2 secondi ripartiamo, in posizione, via, portiamo
la presente le bottigliette all'altezza del vostro viso, se ce la fate. Buono, pausa. Adesso facciamo le alzate laterali. Pronti? 3, 2, 1, via. E stop. Perfetto, finito. Ok, abbiamo finito il nostro circuitino. Facciamo un po' di defaticamento. Gli ultimi 5 minuti un po' ci riposiamo. Rimettetevi pronti con la sedia, così facciamo qualche esercizio anche a sedere. Io mi preparo e iniziamo con i nostri esercizi di rete. Allora, per i prossimi esercizi di defaticamento ci mettiamo a sedere, mano all'altezza dello stomaco, della bocca dello stomaco, e facciamo 5 respironi, ok? Ogni volta che inspiro l'aria, la pancia la dovete sentire gonfiare, ok? Una mano sulla spalla, l'altra, se volete, sul petto. Dovete sentire gonfiare la pancia e non il petto. Pronti? Iniziamo con il respirone tra 3, 2, 1, via. Inspiro, gonfio la pancia, tengo un po' l'aria dentro e butto fuori l'aria dalla bocca sgonfiando la pancia. Se avete fatto, diciamo, capito un po' il procedimento, dovreste sentire veramente gonfiare solo la pancia, mentre il petto deve rimanere sempre quasi, diciamo, quasi sempre della stessa, dello stesso volume. Partiamo con il secondo respirone, 3, 2, 1, inspiriamo dal naso, gonfiamo dalla pancia, teniamo un po' l'aria e buttiamo fuori l'aria dalla bocca. Gonfiamo la pancia quando buttiamo fuori l'aria. Rimettiamoci in posizione. Via, inspiriamo. Gonfiamo la pancia, teniamo un po' l'aria dentro e buttiamo fuori dalla bocca. Gonfiamo anche la pancia. Un'altra volta. 3, 2, 1, inspiriamo. Gonfio la pancia, tengo l'aria e butto fuori dalla bocca, via. Perfetto, un'altra volta che è l'ultima. 3, 2, 1, inspiro e gonfio la pancia, via. Tengo l'aria, butto fuori, sgonfio la pancia. Perfetto. Allora, adesso, sempre a sedere, allunghiamo la gamba. Piede a martello, quindi diciamo le dita dei piedi, il piede che viene verso di voi, le dita dei piedi che guardano voi direttamente. Mi sporgo un po' dalla sedia perché ho i braccioli. Provo a toccare la punta dei piedi. Chi non ce la facesse, si allunghi il più possibile fino a sentire un leggero fastidio dietro. Non deve essere un dolore lancinante, un leggero fastidio. Conto 20 secondi da ora, eh? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfetto. Mi porto la gamba normale, sciolgo un pochino le gambe e facciamo la. Piede a martello, quindi le punte che guardano questo di noi, allungo, arrivo fin dove posso arrivare, posso toccare la punta, posso andare anche oltre, qualcuno ci riuscirà o no, se non ce la faccio mi fermo un po' prima, dove sento un leggero fastidio, e conto da ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
9, 20. Perfetto. Scegliamo un po'. Adesso, sempre da seduto, se volete. Le mani, incrocio le dita, giro i palmi, lo faccio verso il computer, braccia tese, braccia verso l'alto. Anche qui, conto 20 secondi, 3, 2, 1, da ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, stop, porto giù, sciolgo un po' le spalle e facciamo un altro esercizio sempre per le spalle. Mano avanti, con l'altra mano mi afferro il gomito, porto con la mano l'altro braccio verso il mio mollo, ok? Quando, quasi come se volessi strutturarmi da solo. Inizio a puntare da ora, sempre 20 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, stop. Tolgo e faccio con l'altra mano. Braccio teso, mi afferro con la mano il gomito, porto il braccio quasi a strozzarmi e inizio a contare da ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, stop. Perfetto. Io direi che per oggi abbiamo fatto un buonissimo allenamento. Io vi saluto, vi do l'appuntamento con Andrea mercoledì alle 11, se avete ora, e poi con me ci rivediamo venerdì, e questo ve lo dirà. Qualunque cosa sono a disposizione, se ci fossero problemi, se non avete capito un esercizio, se volete rifare l'allenamento in differita e non avete capito un esercizio, scrivetemi pure, chiamatemi anche se volete, non è un problema. Ci vediamo mercoledì. Un saluto, statemi bene e come sempre combattiamo insieme. Arrivederci a tutti.